Conferenza nei locali della Curia Arcivescovile di Agrigento, presentati i riti della Settimana Santa in città, il programma e gli interventi alla videogiornale. Irene Milisenda. Quella che è la processione. È stato ufficializzato oggi in conferenza stampa presso la Curia Arcivescovile di Agrigento il programma della Settimana Santa 2017, a partire dal 9 aprile, giorno della Domenica delle Palme, con la benedizione in ogni chiesa della città delle palme finemente intrecciate ed addobbate che i fedeli portano in chiesa, fino al giorno 16 aprile, giorno di Pasqua. È un programma ricco e che segue riti che vogliono rappresentare momenti più significativi della passione di Gesù Cristo, come da tradizione, la sera del Giovedì Santo i fedeli visitano le chiese con i Santi Sepolcri e gli altari votivi dedicati alla Passione. Le funzioni della Settimana Santa da Agrigento trovano il culmine nella processione del Venerdì Santo, che attraversa le vie del centro storico, si snoda lungo la via Etenea e le bande musicali accompagnano le confraternite del Saio Nero, che intonano suggestivi canti rituali dietro la sontuosa urna del simulacro del Cristo, seguito dalla statua della Madonna Addolorata. Poi è arrivata in piazza Municipio l'omelia del cardinale Don Franco Montenegro per lanciare il suo messaggio di pace. La domenica, giorno di Pasqua, si celebra la messa nella concattedrale di San Domenico, presieduta dallo stesso arcivescovo Francesco Montenegro. Viene vissuta ancora la Settimana Santa con il segno della passione, la passione da parte di Dio nei confronti dell'umanità, che è rappresentata proprio dalla processione mattutina di questo Cristo che esce con la croce sulle spalle da un portone mezzo chiuso di una cattedrale non fruibile al culto, e questo è il segno della passione che ci portiamo dentro e che, nonostante tutti gli impegni, ancora non ci permette di celebrare dentro la cattedrale, così come è tradizione, la crocifissione e gli altri riti che il Vescovo presiede. Il percorso della processione viene riconfermato, è stato riconfermato con forza ed energia, perché la processione attraversa i luoghi del centro storico che sono quelli abbandonati, e allora non possiamo, come comunità ecclesiale, comunità dei credenti, abbandonare anche noi questi spazi. Sarebbe più comodo fare una processione per le vie più vive della città, ma verremo meno forse anche un po' al segno di quello che è il significato della Settimana Santa, cioè di Dio che entra nelle case degli uomini più poveri, più semplici, e allora dobbiamo passare attraverso queste strade e riconfermare ancora una volta che questi spazi, seppur semi abbandonati, sono importanti perché ci stanno delle persone ancora e anche sono luoghi della memoria qui ad Agrigento. Purtroppo anche quest'anno ancora la cattedrale è chiusa, e quindi i riti della Settimana Santa sono per lo più spostati nella chiesa di Sant'Alfonso, che appunto svolgerà la funzione di chiesa parrocchiale e di cattedrale, tra virgolette, nello stesso tempo. Nel manifesto programmatico di questa Settimana Santa c'è una frase molto bella tratta dal Magistero di Papa Francesco, e cioè dire: la croce e le conseguenze del crocifisso, ecco, non sono delle suppellettili da mettere o sul collo o in qualsiasi altra parte della casa. L'immagine del crocifisso deve essere stampata nella nostra vita, anche l'immagine della Madonna Addolorata deve essere stampata nella nostra vita. Dobbiamo capire che non seguiamo soltanto delle statue, anche se è importante, anche se sono molto belle, anche se sono preziose e artistiche, ma con loro che si muovono ci dobbiamo muovere anche noi, muovere il nostro cuore, muovere la nostra mente, muovere la nostra vita dietro a Gesù, dietro alla Vergine Addolorata, per rendere realmente vivo e vero il Vangelo, rendere visibile questa Chiesa in uscita, come ci sollecita, ci invita, ci sprona il nostro Papa Francesco.